Buonasera appassionati di hockey, benvenuti al palazzetto dello sport di Montebello. Questa sera sfida tra la squadra di casa, i biancorossi del Montebello, allenati da Luca Chiarello, ospitano i Liguri in rosso-nero dell'hockey Sarzana. Alla voce Simone Carraro, riprese di Studio 7 HD di Marian Altenanu. Tutto pronto dunque per questa serata di hockey, appunto Montebello contro Sarzana. Queste le formazioni schierate da mister biancorosso Luca Chiarello e il mister della squadra ligure del Sarzana Alessandro Bertolucci. Partiamo con la squadra di casa per il Montebello, tra i pali con il numero 1 Eddie Nicolinetti, con il numero 4 Carlo Bertinato, con il numero 6 il capitano Juan Farizza, con il numero 7 Antonio Michelez, con il numero 2 Diego Nicoletti, con il numero 5 Nuno Paiva, con il numero 8 Massimo Tattaranni e tra i pali con il numero 10 Giovanni Bovo. Per la formazione ospite, come abbiamo detto, l'allenatore, il grandissimo Alessandro Bertolucci. Tra i pali con il numero 10 Simone Corona, con il numero 11 il capitano Davide Borsi, con il numero 57 Francesco Rossi, con il numero 7 Alvaro Osorio, con il numero 88 De Rinaldis Francesco, con il numero 55 Galbias Guan, con il numero 87 Francisco Ipinazar, con il numero 5 Mattia Rispogliati e con il numero 9 Cardella Matteo, il secondo portiere, con il numero 58 Alessio Bianchi. Gli arbitri dell'incontro, il primo direttore di gara Luis Hayden, il secondo Rago Alfonso e come ausiliare Nicoletti Sergio. Tutto pronto dunque per questa serata di hockey. Le due formazioni arrivano in un buon momento di forma. La formazione di casa ha vinto nel turno infrasettimanale la sfida, la trasferta a Correggio, e dunque si trova al sesto posto con 10 punti, con ancora due sfide da recuperare contro Forte dei Marmi e Scandiano. Per il Sarzana una inaspettata capolista, prima in classifica a quota 18 punti. Fin qui sono 7 le partite giocate dalla formazione Liguri, ben 6 le vittorie, di cui 4 di queste sono consecutive, una sola sconfitta casalinga contro il Lodi. Tutto pronto dunque, si parte. Questo è il quintetto schierato dai due allenatori per la squadra di casa. Tra i pali il numero 10 Giovanni Bovo, con il numero 2 Diego Nicoletti, con il 6 Juan Farizza, con il numero 7 Antonio Migolez e con il numero 5 Nuno Paiva. Per la formazione ospite, con il numero 10 tra i pali Simone Corona, il capitano, con l'11 Davide Borsi, con il 55 Juan Galbas, con l'87 Francisco Ipinazar e con il numero 57 Francesco Rossi. Partiti dunque, palline in possesso per la squadra di casa, il Montebello, con il numero 6 Juan Farizza. Si prova a parte il tiro che viene murato dal numero 87 Francisco Ipinazar. Prova a rimpostare una nuova azione qui Sarzana. Nulla da fare, recupera il numero 2 Diego Nicoletti, che nella sfida contro Correggio ha sbloccato le marcature su alla rete del momentaneo 1-1, che trova così due le reti in questo avvio di campionato. Intanto vi aggiorno le sfide di questa giornata di campionato. Big match Lodi Valdagno, iniziata ancora ovviamente risultato di 0-0. Abbiamo Monza Sandrigo, Grosseto Trissino, Scandiano Breganze e Follonica Grosseto. Come vi dicevamo, Sarzana, anche se non è una vera e propria sorpresa, sono anni che il progetto rossonero dà i suoi frutti. E stiamo vedendo in questo avvio di stagione una grandissima partenza per la squadra guidata dal grandissimo Alessandro Bertolucci, prima da sola in campionato. Come vi dicevamo, ben 6 le vittorie fino a qui, una sola sconfitta, e dunque un avvio di campionato senza dubbio sopra le aspettative per il Montebello. Un avvio che abbiamo visto la prima sconfitta casalinga contro Valdagno, da lì in poi sono stati, attenzione, Juan Farizza prova tutto solo, è entrato
Fila la pallina che finisce fuori. Attenzione, 4 contro 3 per Sanzana. Parte il tiro di Chico Rossi. Finisce di poco a lato. Come vi dicevamo, Montebello ha perso la prima sfida contro Valdagno. Da lì in poi tutti i risultati utili. Un pareggio dal Campanino di Follonica. E da lì tutte vittorie con Monza, Sandrigo e Correggio nella sfida di martedì sera. Torniamo al campo. Ancora Montebello con Nuno Paiva prova a entrare in area, viene fermato dal numero 87 Francisco Ipinazar e il direttore di gara Luis Heide decreta un fallo di squadra dal limite. Sono già a due la situazione di falli per la formazione ospita di Sarzana. Montebello ancora 4-0 alla battuta. Si prepara il numero 5 Nuno Paiva. Parte il tiro di Coletti, paratona qui di Simone Corona che riesce a stentare il tiro di Diego Nicoletti. Nulla da fare dunque per la formazione biancorossa. Ancora Montebello con il numero 5 Nuno Paiva che scarica indietro per il numero 7 Antonio Michelez. Parte il tiro ancora Simone Corona a dire di no. Adesso Sarzana può ripostare una nuova azione di gioco. Juan Galbas scarica per Davide Borsi che a sua volta per Francisco Ipinazar. Fin qui per la formazione sarzanese un gol per il capitano Davide Borsi, 1 per Cardella, 3 per De Rinaldis, 8 per Juan Galbas, il fratello di Paul nella passata stagione qui in biancorosso. 8 gol anche per Francisco Ipinazar alla sua terza stagione in rossonero e 9 gol per il bomber Chico Rossi. Giro a 3 per il Montebello, prova in diagonale Cino Migueles che qui col Sandrigo ha trovato la sua prima doppietta italiana. Attenzione, 3 contro 2 Sarzana, Ipinazar per Borsi in mezzo per per Juan Galbas. Qui Giovanni Bovo riesce con la stecca ad allungarsi e a stentare il pericolo della formazione ospite. Ancora 0-0 il risultato tra le due compagini. Ancora Juan Farizza scarica indietro per Nuno Paiva. Diego Nicoletti, vediamo che in questo avvio l'allenatore biancorosso Luca Chiarello non ha schierato il bomber materano Massimo Tataranni. Sarà dunque un'entrata durante la partita per Massimo Tataranni. Attenzione, Sarzana ancora in mezzo con Davide Borsi che prova un diagonale per Chico Rossi che non ci arriva. Riparte Montebello con Juan Farizza, scarica per Diego Nicoletti, spinta di tiro. Cino Michelez qua non si capisce con Nuno Paiva. Riparte Sarzana con Chico Rossi. Chico Rossi non arriva a fine il passaggio di Chico Rossi che era in diagonale per Juan Galbas. Qui parte il tiro di Davide Borsi, arriva la deviazione di Chico Rossi fuori a lato della porta difesa di Giovanni Bovo. Ancora Sarzana con un'altra conclusione dalla diagonale di Juan Galbas. Pallina che riprenderà da due da metà campo e recupera subito Sarzana. Attenzione, uno contro uno qua ferma tutto il grandissimo difensore Diego Nicoletti. Ancora Montebello, Farizza per Nuno Paiva. Non arriva il passaggio di Nuno Paiva. Cino Migueles si lamenta la formazione di casa per un presunto fallo di pattino. Ancora Nuno Paiva, rete incredibile, la sblocca il numero 5 il portoghese Nuno Paiva. 1-0 dopo 6 minuti di gioco, la sblocca Nuno Paiva. Nuno Paiva che trova così il suo sesto gol in questo avvio di stagione. 1-0. Vedremo ora se ci sarà subito una scossa, una reazione da parte della formazione ospite del Sarzana.
dietro porta Francisco Ipinazar, prova tutto solo, attenzione, un grandissima girata in area di Ipinazar che becca la traversa, era battuto l'estremo Giovanni Bovo, solo la traversa è riuscito a dire di no al numero 87 rossonero. Riparte Montebello con Diego Nicoletti per Farizza. Farizza prende velocità, il numero 6, il capitano Farizza. Farizza, e qua c'è un fallo di squadra fischiato al capitano Biancorossi. Biancorosso, il primo fallo di squadra per Montebello. 2-1 appunto la situazione per quanto riguarda i falli di squadra. 18-24 al termine di questa prima conclusione, 1-0 la sblocca con il numero 5, Nuno Paiva. Attenzione che qui l'arbitro Rago ha qualcosa da ridire, forse per qualche protesta nei confronti di Juan Farizza. Nessun provvedimento, comunque si riprende con la pallina in possesso della squadra ospite, formazione rossonera. Qua Davide Borsi capisce tutto, Juan Farizza, la pallina che rimane in possesso di Sazana. Juan Galbas che scarica indietro per il numero 87 Francisco Ipinazar. Ancora prova l'entrata, Ipinazar viene fermato da Cino Migueles che fa subire fallo appunto dal numero 87 Ipinazar. Dunque 2 anche per Montebello i falli di squadra. Azione, punizione al limite d'area. Attenzione che l'arbitro Rago ha ancora qualcosa da ridire agli uomini di Luca Chiarello, in questo caso Cino Migueles. Alla battuta Ipinazar, pronto allo scarico per Borsi, parte il tiro, attenzione, un altro incrocio dei pali, solo la traversa ancora a dire di no per gli uomini di Alessandro Bertolucci che nel giro di un minuto e mezzo sono andati vicinissimi al gol, ben 2 le traverse fino ad ora. Dunque risultato che non cambia, ancora 1-0 per la squadra di casa del Montebello. Nuno Paiva in mezzo, bellissimo il diagonale di Juan Farizza che riesce a trovare la stecca di Nuno Paiva che con la pallina che finisce di pochissimo lato colpisce anche la rete. Attenzione Montebello, 3-2, si decide di prendere fiato Nuno Paiva, una nuova azione per il Montebello con Diego Nicoletti, scarica indietro per Nuno Paiva. Nuno Paiva, ancora l'autore della prima rete biancorossa Nuno Paiva, qua attenzione che viene, qui recupera il capitano Davide Borsi, attenzione 4-3, Borsi in mezzo per Juan Galbas, mamma mia, una pallina pericolosissima in mezzo di Juan Galbas, qui Chico Rossi ci arriva, non riesce a inquadrare lo specchio della porta, ancora Sarzana vicinissimo al pareggio. 17-01 al termine di questa prima frazione, recupera Montebello con Diego Nicoletti per impostare una nuova azione per i padroni di casa, ancora Montebello, Cino Migueles, Nuno Paiva per Juan Farizza, il capitano biancorosso, fin qui 5 i gol per lui. Doppietta nella trasferta sarzanese. Poi abbiamo il bomber Matarano che deve ancora entrare in questo match. Per lui fin qui 7 le reti in questo avvio di stagione. Nel frattempo cambiano i risultati anche dalle altre piste. Trissino che sblocca nel campo del Grosseto, 1-0 per quanto riguarda Scandiano Braganze, 1-0 per la formazione di casa. E poi tutto invariato, ancora 0-0 Leo di Valdagno, Forte di Marmi, Bassano 0-0, Monza, Sandrigo 0-0 e appunto ancora 0-0 tra Follonica e Correggio. Sarzana che è andato vicinissimo al pareggio, nel giro di un minuto e mezzo ha trovato prima una traversa con Francisco Ipinazar e un minuto più tardi con Juan Galbas, ancora una traversa a negargli la gioia del gol. Si riprende dunque la battuta Diego Nicoletti, Juan Farizza, Cino Migueles e Nuno Paiva per Montebello. Dunque non è neanche ancora cambiata la formazione, il quintetto iniziale.
sempre gli stessi anche per gli uomini di Bertolucci: Pinasar, Borsi, Joan Galbas e Chico Rossi. Tre pali ovviamente, Simone Corona e Giovanni Bovo per Montebello. Francesco Rossi prova il tiro. Ancora Giovanni Bovo in una doppia battuta a dir di no al numero 57 rossonero. Autore fin qui, vi ricordo, di 9 reti. Un avvio senza dubbio emozionante per l'attaccante sarzanese. Ancora Montebello con Nuno Paiva, che scarica per Cino Migueles. Qua scadono i 10 secondi di non gioco, in quanto la squadra deve, quando recupera pallina nella propria metà campo, deve uscire nell'arco di 10 secondi dalla propria metà campo. Ancora Sarzana con Davide Borsi, prova in mezzo per Chico Rossi, prova un numero Chico Rossi, la palla rimane lì, ancora Sarzana e qua c'è un fallo. Fallo fischiato ai danni di Sarzana, riparte Nuno Paiva, Diego Nicoletti per Guanfarizza, che spazio, Guanfarizza! Ancora Simone Corona, ribalta tutto per Sarzana, Gian Galbas, Davide Borsi in mezzo per Chico Rossi, ancora Giovanni Bovo a dir di no, riparte subito Montebello. Una continua ribaltamento di fronte in questa frazione di gioco. Qua c'è un fallo fischiato ai danni di Montebello. Attenzione, Guanfarizza e Davide Borsi a terra. Nulla, non decreta nulla il direttore di gara. Ancora Sarzana con Davide Borsi. Davide Borsi prova ad andare dietro porta della porta difesa di Giovanni Bovo. Ancora Davide Borsi. Qua sbaglia il passaggio, Borsi non ci arriva, ai Pinasar. In questo momento Sarzana riesce ad andare fuori dai 5 secondi del non gioco. Ancora Sarzana, Davide Borsi, parte il tiro sporcato dalla stecca di Diego Nicoletti. Pallina che finisce ampiamente fuori dallo specchio della porta, difesa da Giovanni Bovo. Ancora Montebello con l'autore, Nuno Paiva per Cino Migueles. Ancora Montebello che ha ancora 35 secondi per concludere un'azione di gioco. Ricordiamo che sono 45 secondi per andare al tiro. Ancora Montebello con Cino Migueles. Cino Migueles scarica per Guanfarizza. Il blocco sfruttato da Diego Nicoletti. Ancora Montebello con Cino Migueles per Guanfarizza. Guanfarizza prova ad andare in mezzo. Guanfarizza! Bellissima l'incursione personale di Guanfarizza, che è una, con una compagnata che finisce di poco lato. Ancora Montebello! Guanfarizza tutto solo. Viene imbucato alla perfezione da Nuno Paiva. Il capitano biancorosso non riesce a trovare la rete che porterebbe a 2 le reti per Montebello. Intanto cambio per la formazione ospita, entra il numero 7 Alvaro Osorio al posto del numero 57 Chico Rossi. Entra intanto anche il numero 88 De Rinaldis. Vediamo al posto di chi è entrato, di Davide Borsi, scusate. Si prepara a entrare, no, nulla ancora per Montebello. Tutto ancora Luca Carello si affida al quintetto iniziale. 13 minuti ancora in questa prima frazione di gioco. Montebello con Diego Nicoletti, trissinese, la passata stagione, una sola stagione per lui a Sandrigo. Ancora Montebello con Nuno Paiva, scarica indietro per Guanfalizza, a spazio, attenzione Diego Nicoletti. Adesso Montebello prova a girare palla, ancora Guanfarizza. Guanfarizza che tenta una incursione personale, ha provato già in un paio di momenti l'uno contro uno. E qua sbaglia la scelta Guanfarizza, che regala pallina ancora Sarzana, che riesce a recuperare e a girare palla con il numero 55 Juan Galbas per Francisco Ipinazar, come abbiamo detto precedentemente, alla sua terza stagione in rossonero. Ancora Sarzana con De Rinaldis, tornato a casa dopo le esperienze di Lodi. In questa stagione è tornato appunto nella sua squadra il Sarzana. Attenzione Osorio, questo talento argentino scoperto appunto da Alessandro Bertolucci, che quest'anno l'ha portato in Italia. Ancora Sarzana con Joan Galbas, che attenzione ragazzi, 2 contro 1 Montebello, Paiva, 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 rete, Nuno Paiva allunga per Montebello a 12-0-5. Nuno Paiva che trova dunque la doppietta personale. Nuno Paiva, Montebello 2, Sarzana 0. Qua
Esce intanto l'autore della rete, delle doppia rete biancorossa, Nuno Paiva, ed entra il numero 8, il bomber Matarano, Massimo Tataranni. Nuno Paiva che sfrutta così un 2 contro 1 perfettamente da Guanfarizza, che lo trova tutto solo in area. Il numero 5, il portoghese Nuno Paiva, riesce con un gancio a superare il numero 10 Simone Corona, e dunque a 11 minuti dal termine Montebello 2 Sarzana 0. Parte Sarzana con il numero 87 Francisco Ipinazar per Darinaldis, ancora Sarzana con Joan Galvas, Galvas per Ipinazar. Qua c'è un fallo, intanto un fallo ancora per Montebello commesso da Guanfarizza. 3-3 la situazione di quanto riguarda i falli di squadra. Ricordiamo che la formazione che arriva a 10 falli di squadra darà di fatto una punizione di prima alla formazione avversaria. Ancora il numero 55 Joan Galbas, che trova Osorio, recupera Diego Nicoletti, 3 contro 2, Montebello, Cino Migueles per Juan Farinza è in area, tutto solo, Farinza prova, adesso schiaccia, gli dice di no il numero 55 Joan Galbas, che riesce a impattare alla perfezione la pallina e recupera così pallina per i suoi. Ancora Sarzana con Francisco Ipinazar, fa girare per il numero 55 Joan Galbas, che ha spazio, prova il tiro, pochissimo a lato questo tiro di Joan Galbas, recupera Tataranni. Ancora Montebello, che ora può impostare una nuova azione di gioco con Cino Migueles per Diego Nicoletti. Tataranni, Farizza, Cino Migueles ancora per il barbudo de Galicia, il galiciano ormai neutralizzato italiano, per lui 4 anni in blu celeste del Valdagno, l'esperienza Lodi, e la passata stagione è arrivato in biancorosso nel Montebello. Riparte Sarzana con Francisco Ipinazar, prova ad andare via Cino Migueles, ancora Sarzana con Derinaldis, che scarica per Alvaro Osorio, ancora Sarzana, prova Osorio a chiamare i suoi, nulla di fatto, time out fischiato e chiamato. Attenzione, qua c'è un cartellino blu mi è apparso per proteste per Diego Nicoletti, il giocatore biancorosso del Montebello, e dunque Montebello che ora dovrà fare a meno per 2 minuti del suo difensore Diego Nicoletti. Time out intanto chiamato da Luca Chiarello, vediamo se riusciamo a capire cosa ha decretato l'arbitro Rago, se opterà per un tiro diretto per Sarzana o se il fallo era solo per proteste e dunque solo cartellino blu, senza, evitando appunto l'espulsione cioè l'inferiorità numerica per il Montebello. Si sblocca intanto il big match di questa giornata, il Lodi passa avanti 1-0 sul Valdagno. Nulla di invariato invece per quanto riguarda le altre sfide. Ricordiamo Forti Marmi, Bassano, Monza, Sandrigo, Grosseto, Trissino, ancora 1-0 per gli ospiti allenati da Nuno Resende, e Scandiano 1-0 su Breganze. Correggio invece che va avanti ora nel capannino di Follonica, dunque la formazione guidata da Pablo Giara e il fratello appunto di Alessandro Bertolucci, Mirko, che passa in vantaggio Follonica. Attenzione, qua riparte subito Montebello, niente di fatto, recupera Sarzana con Ipinazar, ancora Sarzana, prova in mezzo Ipinazar per Chico Rossi, che pallina che non arriva a conclusione, ancora Sarzana con Ipinazar, marcato strettissimo dall'autore della doppietta Nuno Paiva, che rientra al posto appunto del squalificato temporaneamente Diego Nicoletti. Però Montebello che non deve in inferiorità numerica, ancora Montebello con Nuno Paiva, qui decide di tornare indietro il numero 5 portoghese Nuno Paiva, avrebbe di fatto rischiato troppo in quanto era 2 contro 2,
poteva così regalare una azione, un contropiede per Salzana. Ancora Montebello con Cino Migueles che riesce a trovare la stecca di Massimo Tataranni. Ancora Tataranni indietro per Guanfarizza. Montebello prova a far passare i secondi, 30 appunto allo scadere di questa azione di gioco, mentre sono ancora 9 i minuti di questo primo tempo. Recupera qui Alvaro Osorio, 3 contro 2 Salzana per Chicco Rossi in mezzo, ci arriva con che allunga la stecca Guanfarizza, che di fatto riesce a sfiorare una possibile conclusione di Chicco Rossi e quindi evitare la formazione ospita di rifarsi sotto. Ancora 2-0, 8-41 al termine di questo primo tempo di gioco. Ora Salzana avanti con Chicco Rossi. Chicco Rossi che scarica, no, tiene pallina Chicco Rossi, scusate, scarica per i Pinosar. Alvaro Osorio, ancora Salzana con il numero 5 Joan Galbas, prova il tiro Joan Galbas, ancora Giovanni Bovo a dire di no per la formazione salzanese. Recupera Montebello con Tataranni, qua gli viene sporcata la pallina da Joan Galbas, 3 contro 2, attenzione Salzana, Joan Galbas qua scivola al numero 87 argentino, ancora Salzana, qui Tataranni gli sporca la sfera, ancora Salzana e ancora Giovanni Bovo a dire di no su una conclusione dalla distanza di Alvaro Osorio, più Salzana in questo momento che prova a bombardare l'estremo classe 2000 Giovanni Bovo. Recupera Nuno Paiva per Montebello, qua nel frattempo esce il numero 7 Cino Migueles e Luca Chiarello che manda in campo il numero 4 Carlo Bertinato, che appunto allora così entra anche lui in questa sfida tra Montebello e Salzana. Ancora Montebello con Tataranni, tutto solo, attenzione Tataranni prova ad andare in mezzo, Tataranni che viene buttato giù in area per l'arbitro Heid Lewis, non falloso e dunque nulla di fatto. Recupera Salzana con Joan Galbas, ancora Salzana con il neo entrato che rientra Davide Borsi il capitano, scarica indietro per Alvaro Osorio, ancora Salzana, formazioni che in questo momento rischiano un po' di più, abbiamo visto in un paio di momenti Montebello che riesce ad entrare più facilmente in area in quanto Salzana sta rischiando un po' di più là davanti perché vuole subito rifarsi sotto. Ancora Montebello con Carlo Bertinato, scarica per Guanfarizza, ancora Montebello, Nuno Paiva ancora tiene pallina, Nuno Paiva rischia qui, Nuno Paiva riesce ad andare via da Osorio, Nuno Paiva parte il tiro murato della difesa rossonera e recupera con Joan Galbas, riparte Salzana, Chicco Rossi prova il tiro sporcato dal pattino di Guanfarizza e recupera dunque Carlo Bertinato, una nuova azione per i biancorossi. Nuno Paiva che scarica per Guanfarizza, ancora Montebello, Guanfarizza, Nuno Paiva, Carlo Bertinato, ancora il numero 4 il tricinese Carlo Bertinato alla sua seconda stagione in biancorossa. Parte il tiro di Guanfarizza, ancora qui l'estremo rossonero Simone Corona, il figlio del presidente Maurizio, che lo vediamo qui questa sera. Ancora Salzana con Chicco Rossi che non è te, c'è la rete, si rifà sotto Salzana col numero 88 Francesco De Rinaldis, che ritrova a 5:45 dal termine della prima frazione la rete rossonera, 2-1 dunque tra Montebello e Salzana. Nel frattempo time out chiamato dal mister rossonero Alessandro Bertolucci dopo la rete trovata appunto dai suoi, che firma la marcatura il numero 88 Francesco De Rinaldis. Stavamo dicendo
più pericolosa la formazione rossonera in questi ultimi istanti, che già aveva trovato in un minuto la traversa con Juan Galbas e Chico Rossi, e ora a 5.39 dal termine di questa prima frazione riesce a sbloccare e a trovare la rete e dunque rifarsi sotto 2-1, risultato 3-3 per quanto riguarda la situazione dei falli di squadra. Rientra intanto per la formazione di casa, per il Montebello, rientra il numero 2 che è stato squalificato, il difensore Diego Nicoletti. Tutto invariato invece per il Sarzana. Il quintetto è ancora tra il numero 11 Davide Borsi, Chico Rossi, il numero 55 Gian Galbas e l'autore della rete Francesco De Rinaldis. Ancora l'autore della rete prova il tiro sporcato dalla stecca di Carlo Bertinato, ancora possesso per Sarzana con De Rinaldis. Scarica indietro, qui a spazio Sarzana con Chico Rossi, finta di tiro, prende velocità Chico Rossi, si ferma ancora Sarzana con De Rinaldis per il numero 11 Davide Borsi. Davide Borsi accompagnata in mezzo ancora Giovanni Bovo di Ordinori, parte Montebello con Carlo Bertinato, Tataranni, qui perde pallina ancora, recupera subito Carlo Bertinato che si gira e imposta una nuova azione di gioco con Diego Nicoletti per Carlo Bertinato, Nuno Paiva, ancora Montebello, Nuno Paiva. Ancora il numero 5, l'autore della doppietta biancorossa, ancora che scarica per Tataranni, prova in mezzo per Bertinato, ancora Simone Corona a dire di no alla formazione di casa, ancora Sarzana, Borsi, stoppato il tiro di Borsi da Tataranni che ora uno contro uno, Tataranni, e qua viene fermato dopo un alza e schiaccia nel 2 per 2 con Juan Galbas. Comunque nulla da fare per Montebello, ancora pallina in possesso della formazione ospite con Davide Borsi per Juan Galbas, ancora Sarzana, Juan Galbas a spazio, prova il tiro e ancora Tataranni con il pattino a dire di no. Pallina ancora in possesso sarzanese che ora qua ha un fallo a favore, non di squadra, non è stato un fallo cattivo per la terna arbitrale. E dunque ancora possesso sarzanese con Chico Rossi, scarica indietro per De Rinaldis, Davide Borsi, ancora il capitano sarzanese. E qui c'è una grandissima girata di Juan Galbas che trova in girata il tiro che viene ancora respinto dal guantone di Giovanni Bovo. Ancora Montebello con Carlo Bertinato, qui attenzione Tataranni è tutto solo, Tataranni, mamma che girata del Tata in area, aveva in un primo momento, attenzione scusate, qui riprende subito palla Sarzana, recupera Tataranni, ancora Montebello, continuo capovolgimento di fronte in questa frazione, Tataranni, che intervento qui di Juan Galbas che becca la pallina piena e dunque nulla di fatto ancora per il bomber Massimo Tataranni. Grandissimo intervento difensivo per Tataranni. Qua intanto era caduto il numero 88 Francesco De Rinaldis. Mi è sembrato si tocca. Vediamo se ha subito un colpo al viso. Speriamo per lui nulla di grave. Rimane in pista il numero 88 De Rinaldis, l'autore della rete sarzanese, dunque nulla di grave per il suo colpo. Pallina ancora in possesso di Sarzana con Davide Borsi che scarica indietro per Galbas, prova il tiro, Galbas non arriva alla deviazione di Chico Rossi, però pallina che rimane in possesso di Sarzana, ancora De Rinaldis per Juan Galbas. 2.46 al termine di questa prima frazione di gioco, 2-1 tra Montebello e Sarzana per la formazione di casa, 3-3 per quanto riguarda i falli di squadra. E qua c'è un fallo, il quarto fischiato ai danni di Sarzana, pallina dunque che si riprenderà tra le stecche della squadra di casa del Montebello con Cino Migueles per Tataranni. Ancora il numero 8 Massimo Tataranni, qua si fa soffiare pallina da Juan Galbas, attenzione che qua c'è un altro fallo di squadra fischiato ai danni di Montebello, il quarto, dunque ancora parità per quanto riguarda i penalty di squadra e pallina dunque di nuovo in possesso della formazione ospite. Cambiano intanto i risultati al termine di questa azione, vi aggiornerò appunto sui risultati delle altre sfide. Vediamo ancora Sarzana con Chico Rossi,
Chicco Rossi prova il tiro ancora, Carlo Bertinato in scivolata stile calcistica a dire di no al tiro di Chicco Rossi. Pallina che rimane comunque in possesso di Sarzana. Qua c'è il tiro di Davide Borsi con il guantone destro, il guantone che tiene in mano la stecca Giovanni Bovo, riesce a respingere il tiro potente di Davide Borsi. Ancora Sarzana con Chicco Rossi. Chicco Rossi per il numero 11, il capitano Davide Borsi. Davide Borsi prova il tiro, ancora Tatarani che prova a far partire Cino Migueles, ancora Montebello, Migueles per Tatarani, ancora in mezzo Migueles, Migueles, arriva la compagnata del numero 7, il galiziano Cino Migueles, nulla da fare per Montebello, recupera Sarzana con Joan Galbas, prasciato altissimo da Tatarani. Ancora Sarzana, scusate, con Joan Galbas per Borsi, ancora Joan Galbas. Sfida che fin qui equilibratissima, un continuo capovolgimento di fronte tra le due compagini. Attenzione, questa battuta di prima intenzione di De Rinaldis che viene imbucato alla perfezione da Davide Borsi, ancora l'estremo biancorosso, classe, ricordiamo, classe 2000, Giovanni Bovo, a dir di no. Si riparte ancora a centrocampo perché la pallina ha colpito il soffitto del Palasport di Montebello. Ancora Montebello, vicino Migueles, prova a trovare una nuova azione per Massimo Tatarani. Carlo Bertinato, ancora il numero 4, l'ex bandiera tricinese approdato in bianco rosso la passata stagione. Ancora Sarzana con Borsi, ancora Diego Nicoletti a dire di no. E pallina ancora in possesso tra le stecche della formazione ospita del Sarzana. Ancora Sarzana con De Rinaldis, Ipinazar per Chicco Rossi. De Rinaldis ancora prova a chiudere in difesa qui, a spingere all'errore il Montebello. Attenzione, qua c'è il tiro ancora di Ipinazar, spinto ancora dal guantone di Bovo. Ancora Montebello, Tatarani che poteva essere tutto solo. Rossi qui, scusate, Borsi ferma la pallina con il pattino, ricordiamo che non si può nell'hockey. 12 secondi al termine di questa frazione in gioco, ultima azione per Montebello tra la stecca di Cino Migueles. Ancora il numero 7 Migueles, qui prova il tiro Migueles, finisce qui dunque questa prima frazione di gioco, punteggio sul 2-1 alle reti. Doppietta per Montebello di Nuno Paiva, per De Rinaldis la rete rossonera. Chiudiamo dunque, ci troviamo tra 10 minuti circa per la seconda frazione di gioco tra Montebello e Sarzana.
Tutto pronto per ripartire in questa seconda frazione di gioco tra Montebello e Sarzana. Punteggio per la formazione di casa 2-1 alle reti Nuno Paiva. Entrambe le reti biancorosse firmate dal numero 5 portoghese. Per la formazione ospita guidata da Bertolucci arriva la firmata il numero 88 Francesco De Rinaldis. Squadre dunque che si preparano al via. Nel frattempo vi aggiorniamo sui attuali risultati dalle altre piste. Lodi 3 su Valdagno e Valdagno 2, 3-2 risultato. Bassano avanti 1-0 su Forte dei Marmi. Sandrigo avanti 1-0 sul Monza. 7-2 per il Trissino sul Grosseto. 6-1 Scandiano a Breganze per la formazione di casa. E ancora 1-0 Follonica Correggio a favore degli emiliani del Correggio. Tutto pronto dunque per ripartire. Questi i quintetti schierati da Luca Chiarello e Alessandro Bertolucci per il Montebello. Ancora ovviamente Giovanni Bovo tra i pali, Tattarani, Farizza, Diego Nicoletti e Cino Migueles per la squadra ligure. Simone Corona tra i pali, Davide Borsi, Francesco Ippinazar, Chicco Rossi e il numero 88 De Rinaldis. Riparte dunque il Montebello, ancora col capitano Juan Farizza per il numero 7 Cino Migueles. I due spagnoli galiziani, ancora Montebello con Diego Nicoletti, arrivato quest'anno, ricordiamo, dopo la passata stagione a Sanrigo. Ancora Montebello con Cino Migueles che trova l'attaccante qua, Massimo Tattarani. Qua c'è un fallo. Azione fallo di squadra fischiato ai danni di Sarzana, che trova dunque il suo quinto fallo di squadra. 5-4 ancora la situazione per quanto riguarda appunto i falli di squadra. Si riparte con la battuta dall'angolo basso dell'area difesa da Simone Corona. In possesso i biancorossi a Montebello con Tattarani per Cino Migueles. Juan Farizza. Juan Farizza prova ad andare in area, non arriva il tocco in area di Cino Migueles. Ancora Sarzana che recupera pallina con De Rinaldis che gira per Davide Borsi. Ancora Sarzana con Ippinazar. De Rinaldis, l'autore della rete rossonera. Davide Borsi, il capitano. Ancora Sarzana, finta di tiro di Davide Borsi per De Rinaldis. Ippinazar, numero 87 argentino, scarica indietro per il numero 11 Davide Borsi. Recupera qua Montebello in un primo momento, nulla da fare ancora Montebello con Cino Migueles. Attenzione, 3 contro 2 per Montebello. Tattarani decide il numero 8 biancorosso di tornare indietro da Diego Nicoletti che scarica per il numero 6 Juan Farizza. Giro a 3 in questo istante per il Montebello. Cino Migueles che prende velocità, ancora il numero 7 Cino Migueles scarica pallina per Tattarani, ancora Tattarani indietro per Farizza, blocco di Tattarani, Farizza prende velocità, ancora il numero 6 il capitano biancorosso. Farizza scarica indietro per Diego Nicoletti. Montebello che ora deve andare al tiro, 8 secondi al termine del tempo per andare alla conclusione. Recupera Sarzana con Davide Borsi. Borsi in mezzo per Chicco Rossi. Qua era riuscito a concludere il numero 57 Chicco Rossi. Ancora Giovanni Bovo di Ali di Nova. Attenzione qua, un altro tiro della formazione sarzanese con Ippinazar. Ancora Bovo a respingere il tiro di Sarzana. Recupera Montebello con Cino Migueles. Scarica indietro per Juan Farizza. Ancora Montebello, Cino Migueles per Tattarani. Vediamo se riesce a sbloccare anche il suo tap-in in queste marcature. Massimo Tattarani, il bomber Tattarani. Ancora qui un'imbucata di Tattarani per Cino Migueles che non ci arriva veramente per un soffio. Ancora Montebello che deve andare al tiro. Qua non si capisce la formazione biancorossa. Butta via pallina Farizza, non arriva né Cino Migueles né Tattarani. E dunque una nuova azione per i rossoneri con Borsi che gira per Ippinazar. Ancora Sarzana con Chicco Rossi,
Chicco Rossi per Rossi, scusate, per Borsi, in mezzo ancora Giovanni Vovo, 3 contro 2, qui sbaglia Farid, attenzione, attenzione, pallina rimane lì, attenzione, scusate, il mio qua Montebello è arrivato quasi alla conclusione, aveva recuperato bene Tatarani che dopo un passaggio sbagliato per Diego Nicoletti è riuscito a darla in mezzo, non ci arriva, non arriva la conclusione per la terza rete biancorossa. Attenzione, qua c'è un fallo, il quinto fallo di squadra fischiato ai danni del Montebello, fallo di squadra fischiato a Guanfarizza, e dunque di nuovo parità per quanto riguarda i falli di squadra, 5-5. Alla battuta fuori area Sarzana con i Pinasar, che è pronto a scaricare pallina per Borsi, o è pronto anche l'autore della rete De Rinaldis. Vediamo, per Borsi, finta di tiro, scarica indietro per De Rinaldis, ancora Sarzana con Borsi, Pinasar prova a prendere velocità l'argentino, i Pinasar, Montebello, qua non arriva il passaggio a Cino Michelez, ancora Sarzana per Borsi, in mezzo! Chicco Rossi! Trova la rete, il 2-2 per il Sarzana a 21-19 dal termine di questo match, di nuovo parità, bellissimo l'assist per Chicco Rossi che arriva al volo e conclude dentro, dunque di nuovo ristabilita la parità 2-2 tra Montebello e Sarzana. Attenzione, qua c'è un altro fallo di squadra fischiato ai danni di Montebello. Attenzione perché l'autore della rete, Chicco Rossi, è a terra che accusa un colpo al volto. Non mi sento di dare un giudizio in questo colpo, in quanto non ho visto. Vediamo cosa decideranno gli arbitri Luis e Rago. Luis che ha qualcosa da ridire all'estremo biancorosso, no scusate, a Diego Nicoletti, in quanto a vedere dice che il numero 2 biancorosso è andato a gomito largo sul volto di Chicco Rossi. Vediamo ora come sta, si alza Chicco Rossi, però dovrà uscire in quanto sono entrati gli infermieri, quindi è obbligato ad uscire l'autore della seconda rete rossonera, Chicco Rossi. Si riprende dunque con la pallina, possesso della formazione ospite della Sarzana. 6-5 ora la situazione dei falli di squadra ai danni del Montebello. E si riprende dunque la battuta a Borsi che scarica indietro per Joan Galbas, che gira per De Rinaldis. Ancora Sarzana con numero 11, il capitano Davide Borsi. Borsi prova a far girare i suoi, ancora Galbas, Borsi per Ipinasar, chiama De Rinaldis che esce dall'area, numero 88, ancora Sarzana con Joan Galbas, qui la balaustra non aiuta la formazione rossonera, scusate, che di fatto regala pallina al Montebello. Qui il numero 7 biancorosso, Cino Michelez, prova a trovare la stecca di Tatarani, i due non si capiscono, e dunque pallina regalata alla formazione ospite, ancora Ipinasar per Joan Galbas, ancora Sarzana con Borsi, Ipinasar prova a far passare i secondi di gioco intanto il Sarzana con Ipinasar che gira con Davide Borsi per prova il tiro, attenzione, una pallina deviata qui dalla difesa biancorossa, quasi veniva beffato l'estremo Giovanni Bovo, nulla da fare, ancora 2-2 risultato tra le due compagini, e qui attenzione c'è un fallo di squadra, il sesto ai danni di Sarzana, e time out fischiato dall'allenatore biancorosso Luca Chiarello.
Entra intanto in questa seconda frazione di gioco l'autore delle due reti biancorossi, il numero 5 Nuno Paiva, al posto di Cino Migueliz. Nulla invariato intanto per Sarzana, che con il quintetto schierato Ipinazar, Joan Galbas, De Rinaldis e Davide Borsi. ...19.58 al termine di questo match, di questo sabato sera di hockey. Ancora a porte chiuse, purtroppo ancora condizionato dalla pandemia, e dunque queste sfide in questo Tour de Force di dicembre e gennaio ancora tutto a porte chiuse. Una vera tristezza, purtroppo. Speriamo di rivedere quanto prima il pubblico in pienare ai palazzetti di tutta Italia. Ancora Montebello intanto con Diego Nicoletti, per l'autore appunto Nuno Paiva. Farizza, Nuno Paiva esce intanto Tatarani dall'area, decide di tornare indietro per Juan Farizza, ancora il numero 6 qua, cade Juan Farizza, ancora Sarzana, 3 contro 2, Nuno Paiva ad impedire una nuova azione per Sarzana, riparte il numero 5 portoghese, prova tutto solo, nulla da fare, ancora Joan Galbas a dirgli di no, che recupera e imposta una nuova azione per i suoi. Joan Galbas indietro per Francesco De Rinaldis, ancora Sarzana con Borsi, Joan Galbas, De Rinaldis e Pinazar prova a prendere velocità, prova il tu per tu, Nuno Paiva ancora in ottima attenzione, Tatarani tutto solo, Tatarani, rete, proprio lui, Massimo Tatarani riporta in vantaggio i biancorossi del Montebello a 19 dal termine di questa sfida. Montebello 3, Sarzana 2, e chi se non lui, Massimo Tatarani. Tutto da rifare, vediamo se arriverà subito la reazione rossonera guidata da Mirko Bertolucci, che è riuscita a ritrovare il pareggio dopo il raddoppio nella prima frazione di Montebello. È riuscita a ritrovare il pareggio e ora la riallunga Massimo Tatarani. Attenzione, Nuno Paiva, Diego Nicoletti non riesce a concludere, il numero 2 biancorosso, Nicoletti, ancora Sarzana, recupera con Borsi, Sarzana, Borsi, e qua attenzione che c'è un fallo di squadra fischiato ai danni di Montebello, il settimo. Montebello che deve stare attento alla situazione dei falli di squadra. Ricordiamo che a 10 ci sarà un 2 per 2, il tiro diretto contro l'estremo Giovanni Bovo. Alla battuta si prepara Ipinazar. Vediamo se opterà per il passaggio a Joan Galbas o Davide Borsi. Joan Galbas, Borsi, prova il tiro di prima intenzione, Borsi. Ancora la difesa biancorosso a negare la gioia del gol a Davide Borsi. Riparte Montebello con Nuno Paiva, Diego Nicoletti. Può ora girare palla a Montebello, che ha 36 secondi per concludere questa azione di gioco. Juan Farizza prende velocità, il numero 6 è il barbudo de Galicia. Ancora Juan Farizza si fa soffiare palla da Joan Galbas. Riparte Sarzana con Ipinazar. Joan Galbas, Galbas per Chico Rossi. Torna indietro Chico Rossi per Joan Galbas. Ancora Sarzana, Borsi. Joan Galbas, scusate, ancora Sarzana prova ad impostare una nuova azione in gioco per ritrovare il pareggio. Ancora Sarzana con Ipinazar, Borsi, il capitano rossonero scarica ancora per Ipinazar, finta di tiro per l'argentino Francisco Ipinazar, scarica indietro per Joan Galbas, prova un tiro accompagnato, ancora Giovanni Bovo a negare appunto anche per lui la rete del giocatore rossonero. Ancora Montebello che riparte con Nuno Paiva prova a chiamare Massimo Tatarani, non riesce a smarcarsi il bomber che ha appena trovato la rete biancorossa, il terzo gol per i padroni di casa. Ancora Tatarani in mezzo, non arriva a conclusione questo passaggio, questo assist di Massimo Tatarani. Riparte dunque Sarzana con Chico Rossi, Ipinazar,
ancora Sarzana con il capitano Davide Borsi. Joan Galbas prova, Joan Galbas in diagonale, si ferma, retreggia il numero 55, recupera Diego Nicoletti, 2 contro 2, attenzione, ritorna indietro ancora Diego Nicoletti che scarica per Juan Farizza, ancora Montebello, 5 secondi per uscire dalla metà campo, ancora Montebello con Tataranni per Nuno Paiva, 28 secondi per concludere. E qui un po' frettolosa l'azione dei biancorossi, che potevano concludere con molta più tranquillità. Palla in mezzo per Juan Farizza, attenzione, non ci arriva Juan Farizza, che era riuscito a concludere su Simone Corona, respinge l'estremo rossonero, pallina che rimane lì, Corona, scusate, Juan Farizza che non riesce a concludere in rete questo tiro del barbuto De Galizia. Ancora Montebello con Diego Nicoletti che fa girare i suoi, Nuno Paiva, azione qua, fallo, un altro fallo di squadra fischiato ai danni di Sarzana, il settimo, dunque ancora parità per quanto riguarda i falli di squadra, 7-7 a 15:50 dal termine di questo match tra Montebello e Sarzana. Ricordiamo 3-2 il punteggio finora, le reti per Montebello, Nuno Paiva e ancora Nuno Paiva, e appena trovato la rete il bomber Materano, Tataranni per Sarzana, De Rinaldis e Chico Rossi. Nel frattempo, dopo questo time out chiamato dall'allenatore Alessandro Bertolucci, questi i risultati dalle altre piste. Per quanto riguarda Lodi Valdagno, 3-3, Bassano ancora avanti 1-0 sul Forte dei Marmi, Sandrigo avanti 1-0 sul Monza, il Trissino Boleada 7-3 sul Grosseto, Scandiano 6-1 sul Breganze in questa sfida salvezza, in quanto entrambe le formazioni si trovano appaiate a... Scusate, 0 punti per Braganza e 1 solo per Scandiano, che dunque allungherebbe a più 4 sulla formazione rossonera, mentre per Correggio ancora 1-0 sul Capanino di Folonica. Si riprende intanto qui al Palasport Montebello, con Montebello che può girare palla, ricordiamo avanti di un gol, 3-2 il risultato attuale, gira palla con Nuno Paiva per Juan Farizza. Un pressing altissimo ora per gli uomini sarzanesi. Qua c'è, attenzione, un pattino reclamato dagli uomini di Luca Chiarello. Un tiro di Diego Nicoletti che viene respinto con il pattino da Davide Borsi. Nulla di grave per l'eterna arbitrale che lascia correre. Ricordiamo che quando un giocatore nell'occhio su pista ferma la patina volontariamente con il pattino, è tiro di rigore. Nel frattempo, ottavo fallo di squadra per il Montebello e ora la battuta in questa punizione al limite dell'area. Ipinasa che scarica per Joan Galbas, prova una accompagnata in mezzo, non arriva la deviazione di Chico Rossi. Ancora Sarzana per Joan Galbas che imposta una nuova azione per i suoi. Davide Borsi per il numero 87, Ipinasa prova ad andare in mezzo, Ipinasa non arriva, deviazione di Chico Rossi. Montebello che riparte con Juan Farizza, 3 contro 3, Nuno Paiva che decide di rimpostare un'azione per Diego Nicoletti, ancora Montebello, Nuno Paiva, Juan Farizza prova a chiamare i suoi, Diego Nicoletti, Nuno Paiva per Juan Farizza. Ancora il quintetto schierato da Luca Chiarello e qua c'è un tiro di Juan Farizza che finisce fuori dallo specchio della porta difesa da Simone Corona. Si riprende con il possesso sarzanese, 14:50 al termine, ancora avanti Montebello. Sarzana può impostare una nuova azione, Ipinasar dietro porta, Ipinasar prova alza e schiaccia, nulla dai fatto, ancora possesso per il numero 87, Ipinasar marcato strettissimo da Diego Nicoletti, Galbas per Borsi, ancora Sarzana, Borsi, e pallina che rimane lì, attenzione,
nulla di fatto, ancora pallina per Montebello. Qua Giovanni Bovo reclama un fallo per stecca alta di Davide Borse, nulla di pericoloso per gli arbitri di gara. Ancora Montebello con Diego Nicoletti per Nuno Paiva, Juan Farizza. Montebello ancora avanti, Juan Farizza per Nuno Paiva. Nuno Paiva prova a far respirare i suoi, 16 al termine di questa azione di gioco, 12 secondi. E recupera qua Joan Galbas che prende velocità, il numero 55, Joan Galbas prova il tiro, ancora Giovanni Bovo a dire di no per la formazione biancorossa, che recupera con Diego Nicoletti che scarica per Nuno Paiva, ancora Montebello, Tataranni qua non si capisce con il numero 5 biancorosso, Nuno Paiva che di fatto regala pallina alla formazione ospite sarzanese questa sera in tenuta tradizionale biancorosso, scusate rossonera, biancorosso invece i colori del Montebello. Ancora Sarzana con Joan Galbas prova ad andare via la marcatura di Juan Farizza, stretta ora la marcatura dell'estremo, il numero 6, il capitano Juan Farizza, scarica per Joan Galbas, ancora Sarzana in mezzo, una compagnata non di fatto pericolosa per Giovanni Bovo dopo il tiro di Pinazar che recupera con Tataranni. Nuno Paiva prova ad andare via, prende velocità, attenzione c'è spazio, Nuno Paiva, golasso di Nuno Paiva, tripleta del numero 5, il portoghese Nuno Paiva a 12.44 dal termine, Montebello avanti 4-2 sul Sarzana di Alessandro Bertolucci. Trova la sua prima tripletta in biancorosso e in Italia nel campionato nazionale italiano Nuno Paiva. Dopo la prima e la seconda marcatura trova anche il 4-2 il portoghese Nuno Paiva, con dopo essere andato via benissimo alla difesa rossonera, ha tirato un siluro della tre quarti, nulla da fare, aveva respinto in un primo momento Simone Corona, pallina che entra lo stesso dalla porta dall'estremo, il numero 10 Simone Corona. Adesso vediamo se ci sarà una nuova reazione per Sarzana con Chico Rossi che scarica per i Pinazar, che indietro per Joan Galbas, prova il tiro Joan Galbas, ancora Bovo, respinge Montebello, va avanti Tataranni ancora che prende fiato per Nuno Paiva, ancora Montebello che ora può gestire il risultato avanti di due reti, 4-2 a 11.58 del termine, 8-7 la situazione dei falli squadra a sfavore del Montebello. Che qua, attenzione, c'è l'ottavo fallo anche per Sarzana e dunque di nuovo parità per quanto riguarda il penalty. Ancora Montebello, Farizza, Diego Nicoletti per l'autore di questa tripletta biancorossa, Nuno Paiva. Ancora Montebello, qua prova a buttare via pallina, sono scaduti i 5 secondi per uscire dalla tre quarti, dalla metà campo, scusate. E dunque pallina nuovamente in possesso della formazione ospite rossonera. Alla battuta di Pinazar, prova in mezzo direttamente per Chico Rossi, non arriva la deviazione del numero 57 rossonero. Ancora Montebello, qua perde pallina Tatrani, recupera De Rinaldis, ancora Sarzana. De Rinaldis prova il tiro di poco a lato e qua attenzione che la pallina rimane lì, ancora Bovo a respingere, una doppia battuta sarzanese. Ancora Montebello, avanti con Farizza prova e qua attenzione fallo di squadra, nono fallo di squadra per Sarzana, ancora Montebello, Tataranni, il prossimo fallo di squadra di Sarzana sarà un tiro diretto per la formazione vicentina biancorossa, che dunque avrà opportunità di allungare nuovamente il risultato, vedremo se arriverà questo tiro diretto a 11-3 dal termine. Ancora Montebello, qui Tataranni prova ad andare via da Ipinazar che recupera pallina, ancora il numero 87 argentino Ipinazar ancora, scarica indietro per De Rinaldis, che a sua volta scarica per Chico Rossi. Ora Sarzana prova il tiro, De Rinaldi, scusate, Pinazar, rete! Trova la rete il numero 87, Francisco Pinazar, a 10.40 al termine, si rifà sotto dunque Sarzana, 4-3 risultato tra le due compagini e dunque con Ipinazar che firma anche lui una marcatura questa sera
e di fatto si rifà sotto 4-3 il risultato tra Montebello e Sarzana. Arriva il tiro qua di Diego Nicoletti, ancora Simone Corona respinge, allunga l'autore di questa terza rete rossonera, Ipinasar. Qua il tiro di Galbas, nulla da fare, ancora Sarzana con Ipinasar. Ipinasar per Joan Galbas, per De Rinaldis. Ipinasar per il neo entrato Alvaro Osorio, che entra al posto di Davide Borsi. Ancora Sarzana, 10-05 al termine, 4-3 si rifà sotto Sarzana. Attenzione qua, una nuova occasionissima per Sarzana con Joan Galbas e il neo entrato Osorio. Butta via qui pallina Cino Michelez, ancora Sarzana, De Rinaldis è in area. Nulla da fare per l'88 rossonero. Pallina ancora tra le stecche del Montebello, Diego Nicoletti in mezzo per Cino Michelez. Non riesce a concludere in porta il numero 7, il galiziano Cino Michelez. Continuo capovolgimento di fronte in queste frazioni di gioco. Pallina equilibratissima questa sera. Ancora il neo entrato l'argentino Alvaro Osorio. Scarica per Ipinasar. Galbas ha spazio, prova il tiro il numero 55, Joan Galbas. Finisce di poco a lato dalla porta difesa da Giovanni Bovo, ancora Montebello che riparte con Guanfarisa, scarica indietro per Diego Nicoletti, ancora Montebello si prepara intanto all'ingresso da Carlo Bertinato per la formazione di casa. Vedremo a chi subentrerà il numero 4 Carlo Bertinato, e qua attenzione c'è un fallo, qua c'è fallo ancora per Montebello ed arriva dunque anche per Montebello il nono fallo di squadra. E dunque 9-9 la situazione di falli. Al prossimo fallo di squadra ci sarà una penalty per la formazione che dunque subirà il fallo. Nel frattempo, in questo timeout richiesto da Luca Chiarello, vi aggiorniamo sui risultati delle altre piste. Lodi ancora 3-3 col Valdagno, Bassano avanti 2-0 sul Forte di Marmi, San Rigo avanti 2-0 sul Monza, Grosseto che si prova a rifar sotto 7-5 col Trissino, 6-2 del Scandiano sul Breganze e Folonica che trova il pareggio 1-1 col Correggio. Questo alla fine di questo match entusiasmante di questo sabato sera tra Montebello e Sarzana. Ricordiamo 4-3 il risultato attuale, 9-9 la situazione dei falli. E dunque opportunità per Sarzana al prossimo fallo di squadra, che può rifarsi sotto, o Montebello che può riallungare. Ancora Sarzana avanti con l'autore di questa ultima rete sarzanese, Ipinasar, che prova un tiro in mezzo con Joan Galbas. Nulla di fatto, ancora Montebello con Diego Nicoletti che trova la stecca di Cino Michelez. Ancora Montebello, intanto entra il numero 4 Carlo Bertinato al posto di Nuno Paiva per il Montebello. Ancora possesso biancorosso con Juan Farizza, scarica indietro per il neo entrato Carlo Bertinato. Qui pallina sporcata dalla difesa ligure. Ancora Montebello con Diego Nicoletti che trova Carlo Bertinato. Montebello che deve andare al tiro, 9 secondi al termine. Qua c'è un fallo, fallo fiscato ai danni di Montebello, non di squadra, e dunque pallina nuovamente tra le stecche della squadra ospite del Sarzana. Ipinasar, Galbas prova il tiro, ancora Giovanni Bovo. Fin qui una bella prestazione del giovane biancorosso. Ancora Montebello di nuovo avanti con Cino Michelez, non trova a impattare la pallina. E dunque pallina ancora per Montebello dopo la respinta di Simone Corora. Diego Nicoletti prende velocità, Diego Nicoletti ancora il difensore biancorosso. È la sua prima stagione in biancorosso quest'anno. Ancora Diego Nicoletti prova a far girare i suoi. Diego Nicoletti scarica indietro per Cino Michelez, ancora Montebello, Cino prova l'imbucata di Carlo Bertinato che si fa soffiare pallina da Ipinasar.
riparte Sarzana con Francisco Ipinazar, ancora Sarzana con Gian Galbas, Galbas a spazio, attenzione il tiro di Gian Galbas sporcato da Juan Farizza che di fatto evita il tiro a rete di Gian Galbas. Ancora qua Cino Michele si fa soffiare palla 2 contro 1, De Rinaldis in mezzo, paratona di Giovanni Bovo che respinge questo tiro di Gian Galbas che di fatto vale come un gol e che tiene in partita il Montebello ancora per Diego Nicoletti che tutto solo davanti a Simone Corona spara alto questo tiro e mantiene il risultato 4-3 ancora tra Montebello e Sarzana a 6:27 al termine. Ancora time out qua, chiamato dall'allenatore Alessandro Bertolucci. A 6:27 al termine. Tanto Valdagno che va avanti sul campo della formazione lodigiana. 4-3 il risultato. 3-1 Bassano Forte dei Marmi. E nelle altre sfide nulla di vero. No, scusate, Follonica avanti 2-1 sul Correggio. Sei e 27 al termine, saranno 6 minuti di gioco infuocati. Sarzana che proverà a ritrovare almeno il pareggio, ma ricordiamo che 6:27 nell'hockey sono un'eternità e dunque partita ancora apertissima. Risultato tutto da scrivere. Parte ora la formazione ospita con Gian Galbas per Chicco Rossi, Ipinazar. Ancora Sarzana con Gian Galbas. Gian Galbas prova a prendere spazio, prova il tiro, finisce alto la battuta di Gian Galbas, pallina che rimane in possesso sarzanese con De Rinaldis per Chicco Rossi. Ancora Sarzana con Francesco Rossi che scarica indietro per Ipinazar, prova il tiro di Ipinazar, ancora Giovanni Bovo a dire di no alla formazione ligure che riparte con Bertinato per Cino Michelez. Nuno Paiva indietro per Juan Farizza, il capitano biancorosso. Ancora Montebello, qua scadono 5 secondi regolamentari per andare al fuori della battuta del metacampo e dunque pallina nuovamente in possesso sarzanese. Scusami. Ipinazar prova ad andare via, non arriva alla conclusione in rete 3 contro 2, Nuno Paiva per Juan Farizza si ferma il numero 6 galiziano, il barbuto di Galizia. Per Carlo Bertinato, ancora Montebello, Nuno Paiva. E qua c'è un fallo, no, non è fallo per l'arbitro Aide Luis. Pallina dunque ancora in possesso di Sarzana. Ipinazar prova ad andare via Carlo Bertinato. Non arriva la rete di Ipinazar, attenzione, che qua assedio alla porta difesa da Giovanni Bovo, che in un doppio momento riesce a dire di no e tenere appunto ancora il vantaggio per i suoi. Riparte la formazione tra le mura amiche, il Montebello con Nuno Paiva per Bertinato, ancora Montebello, Farizza. Montebello che ora prova a distendersi e far girare pallina a 4:33 del termine. Farizza per Bertinato, ancora Montebello, Cino Michelez. Qua butta via pallina Cino Michelez, recupera Sarzana con Ipinazar per Gian Galbas. Allunga Ipinazar, prova il tiro, nulla di fatto, ancora Giovanni Bovo a respingere il tiro dalla distanza di Ipinazar. Pallina ancora per Sarzana, qua c'è una pallina sporcata dall'attacco sarzanese dopo il tiro di Gian Galbas che finisce fuori dallo specchio della porta. Sezione Montebello ancora avanti con Diego Nicoletti. Ciro Michelez. Ancora la formazione biancorossa, Cino Michelez che trova Nuno Paiva. 3:43 al termine, 9-9 i falli di squadra, ancora Montebello, Diego Nicoletti. 21 i secondi per concludere per il Montebello.
Recupera qua la pallina Francisco Ipinazar, che fa andare avanti Joan Galbas. Spazio per il tiro, Joan Galbas. Non arriva la battuta a destinazione dalla porta difesa da Giovanni Bovo. Pallina ancora tra le stecche del Montebello con Cino Miguelez. Per Nuno Paiva, ancora Montebello, qui perde pallina Nuno Paiva, ancora Sarzana. Chicco Rossi, ancora Giovanni Bovo. Grandissima fin qui la prestazione del giovanissimo biancorosso, che riesce a stentare la rete sarzanese, scusate. Ancora Montebello, Juan Farizza. Marcato strettissimo della difesa rossonera. E qua attenzione, c'è una battuta a due. Battuta a due tra, che è decretata dall'arbitro Luis. La battuta Migueles e Joan Galbas. 2:42 il termine, 9-9 i falli di squadra. Tutta apertissima ancora questa partita. Nuno Paiva. Prova ad andare via Chicco Rossi. Nuno Paiva. Ancora Montebello. Diego Nicoletti. Altissima la marcatura in questa azione del Sarzana. Ora attenzione. E attenzione. Decimo fallo di squadra per Montebello. E dunque a 2:20 dal termine. Opportunità di rifarsi sotto per Sarzana. Che sarà dunque tiro diretto per la formazione ligure. Vedremo chi si incaricherà la battuta. Ipinazar decide che sarà lui ad andare contro Giovanni Bovo. Vediamo chi avrà la meglio. A 2:20 al termine, Bovo tenterà di tenere il lungo sul Sarzana. Sarzana che proverà a rifarsi sotto e a pareggiarla. Parte Ipinazar. Rete del numero 87, Francisco Ipinazar. 4-4 a 2:14 del termine. Tutto da rifare dunque per il Montebello, che si è fatto recuperare dopo il doppio vantaggio nella prima frazione e anche in questa seconda frazione. Di nuovo parità tra le due compagini, 4-4 Sarzana Montebello. Ancora Montebello con l'autore della tripletta biancorossa Nuno Paiva, che scambia con Diego Nicoletti. Ancora Nuno Paiva, attenzione, qua c'è un fallo. Fallo tra i due, Chicco Rossi e Diego Nicoletti. Non si è capito. Mi è sembrato che cadendo Diego Nicoletti ha colpito involontariamente, a mio avviso, Chicco Rossi. Vedremo cosa decideranno il due arbitrare Luis e Rago. Pallina di nuovo in possesso per il Montebello, dunque non è stato decretato un fallo per nessuna delle due formazioni. Montebello 1:41, 4-4 risultato. No. Diego Nicoletti in mezzo, attenzione, vicinissimo all'allungo ancora Montebello, recupera Gian Galbas, ancora Giovanni Bovo, dir di no. Nuno Paiva per Cino Miguelis, protezione traversa del numero 7 Cino Miguelis. Ancora Sarzana, Joan Galbas che si lamenta di un fallo di pattino. Nulla, e attenzione che qua c'è una nulla per la terna arbitrale. Ancora un minuto da giocare, ancora 4-4 tra Sarzana e Montebello. Giro palla per gli uomini di Ale Bertolucci con Ipinazar. Per Borsi a spazio, Borsi
Borsi per Gian Galbas, 50 secondi al termine, recupera Diego Nicoletti, ancora Montebello, parte il numero 2 Diego Nicoletti, 42 secondi al termine, ancora Nicoletti, Paiva prova andare in mezzo, attenzione, recupera Ipinazar, prova a allungare Sarzana, Ipinazar per Gian Galbas, 25 secondi al termine, ancora Montebello che recupera con Nuno Paiva, ancora Montebello, Nuno Paiva, sporcato il tiro di Nuno Paiva da De Rinaldis, ancora uno contro uno, Nuno Paiva prova a far tutto solo a 10 secondi al termine, nulla di fatto, Montebello ancora 10, fa di squadra, Sazzana 9, 4-4 la situazione in questo match tra Montebello e Sazzana, vedremo se ci sarà un penalty a favore di Montebello, ancora Montebello con Nuno Paiva, Montebello deve andare al tiro, 6 secondi, 4 secondi, Diego Nicoletti e pallina che, attenzione perché qua c'era nel frattempo è suonato il tabellone per la fine della partita, ma gli arbitri non hanno fischiato e dunque si riprenderà dopo il fischio del duo arbitrare Luis Rago, di fatto la partita è finita ma deve esserci il triplice fischio finale. Vediamo cosa decideranno gli arbitri di gioco. Avanti, pallina che a mio avviso sarà in possesso di Sarzana, vedremo. Vediamo, ancora Montebello, no, Sarzana. E arriva il triplice fischio finale. Partita che si chiude sul punteggio di 4-4, parità per Montebello e Sarzana. Ricordiamo le reti, la tripletta in biancorosso di Nuno Paiva, rete di Tataranni per Sarzana, a segno Gian Galbas, De Rinaldis, Francesco Rossi e Francisco Ipinazar, scusate. Punteggio che forse un pareggio che stava un po' stretto agli uomini di Luca Carello, che erano riusciti in questa seconda frazione di gioco ad allungare per 4-2. Ottima la risposta di Sarzana che recupera di fatto il risultato e riesce a portare a casa un punto. Nelle altre sfide tanto si conclude appunto tra Montebello e Sarzana, si conclude anche a Grosseto, 7-5 del Trissino sul Grosseto. Ancora da concludersi Lodi Valdagno 4-4, Bassano 3-2 sul Forte di Malmi, 3-1 Sanrigo Monza, 7-3 del Scandiano sul Breganze e Follonica 3-1 sul Correggio. Dal Palasport di Montebello è tutto, un saluto dalla voce di Simone Carraro, ringraziamo per le riprese di Studio 7 HD di Marian Alteanu. E vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo incontro. Arrivederci.